chiamato voi? Lupetta! Jacko! Andiamo! Un fantastico trio che nell'oscurità sfida e combatte la criminalità. Siamo i super pigianini, siamo i super pigianini. Furtivi! Istintivi! Decisivi! Contro tutti i cattivi! Siamo i super pigianini, siamo i super pigianini. Gatto Boy contro Robo Gatto. Sì! Super sforbiciata! Yeah! E gira volta turbinosa! Ruota calciante! Ben fatto, ragazzi! Adesso tutti insieme! Lanciate! Sì! Sì! Ops! Ehi, davvero un bel lancio, Greg, dritto nel mio cortile. Eccolo qui. Ragazzi? Perché vi nascondete? Non è divertente. Amai e Greg non li avrebbero mai lasciati qui. Che cos'è? Un circuito stampato. C'è lo zampino di Romeo. Questa è una missione per i super pigiamini. Beh, meglio parlare al singolare. Super Pigiamino pronto all'azione! Di notte salvo la situazione! È notte in città! E un coraggioso eroe è pronto ad affrontare i cattivi perché non vi rovinino la giornata! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Il Pigia Mask! Vediamo, dimmi un po'. Che cos'è questo? È di un robot? Sapevo che c'entrava Romeo! Niente paura, Amai e Greg! Gatto Boy verrà a salvarvi! Dito gatto! Dov'è finito? Devo averlo perso da qualche parte. Trovato! Yeah! Ero sicuro di averlo in tasca. Romeo, che cosa hai fatto ai miei amici? Eccoli qui! Ma lavorano per me adesso! Che cosa? Gufetta, Jacko, allontanatevi da Romeo! Negativo. Adesso obbediamo soltanto a Romeo. Sta succedendo qualcosa di strano. Gatto Boy! Non guardare da questa parte! Ah, sì? Allora facciamo un po' di luce su questo mistero. Palle di pelo! Che cosa? Greg! Amaia! Ci ha rapiti mentre stavamo giocando! È stato facile, non avevano i superpoteri. Ma se voi siete nelle gabbie, loro chi sono? Allontanati da loro, Gatto Boy! Il visualizzatore ha parlato di robot. Quindi questi non sono Jack e Gufetta. Ah! No, ma tu hai pensato che lo fossero, mentre sono solo le mie incredibili copie robot. E se non avessi perso il mio circuito, anche tu avresti il tuo. Un circuito stampato? Intendi questo? Il mio circuito stampato! Non fare troppo il furbo, bel gattino. Presto i miei robo Gufetta e il robo Jacko metteranno anche te in gabbia. Domineremo il mondo e tu non potrai più fermarci. Gatto Boy, liberaci così possiamo aiutarti. Non senza i poteri. Tranquilli, ora vi prendo i pigiamini. Cercavi questi, micetto mocciosetto? Già, i loro pigiamini sono miei. E anche tu lo sei. Questi robot hanno gli stessi poteri di Gufetta e Jacko. Oh no, sono molto meglio. Guarda questo. Poteri extra, non è corretto. Ti avevo avvertito. Ci ho messo anni per costruire un computer per alimentarli. Ma adesso i miei robot sono imbattibili. E anche io lo sono. Ho la coda congelata. Un effetto temporaneo, ma durerà abbastanza a lungo da metterti in gabbia. Tocca a te, Robo Jacko! Robot, prendetelo e portatemi il circuito stampato! Muovo di nuovo la coda!
pilota automatico! Molto divertente! Seguitelo! Non è il momento di giocare! Via! Oh, togliti di mezzo, non ci vedo! Ruggito gatto mobile! Due contro uno, una passeggiata per un eroe come me! Oh! Oh oh! Amai e Greg, l'incredibile gatto boy è tornato a salvarvi! Super gatto a velocità! Gatto boy sta certamente tornando qui a liberare i suoi amici, quindi occhi aperti! Guarda, hanno preso la gatto mobile di gatto boy! Che gli avranno fatto? Doveva farsi aiutare! Noi siamo utili, anche senza i nostri poteri! Ma non chiuso in gabbia! Dammi il tuo fermaglio, qui ci sono delle viti! Voglio provare a toglierle! Ragazzi, che state facendo? Cerco di svitare le sbarre per uscire. Non dovete uscire. Senza i vostri poteri siete più al sicuro qui. Ma ce l'ho quasi fatta. Manca solo una vite. E non sono serviti i superpoteri per svitarle. No, aspettate. Vado a prendere i vostri pigiamini. Oh! Gatto boy, prendi la roba gufetta! Ops! Ora ci hanno scoperti, gatto boy. Non preoccuparti, attirerò i robot lontano da voi. Super gatto balzo! Ah, beh, almeno ancora questo. Ha usato il super giacomimetismo. Credevo di averlo perso. È stato gentile da parte tua ritrovarlo, gatto boy. Adesso che ho il pezzo mancante, posso attivare il mio robogacco. E nessuno potrà più fermarmi. I super pigiamini sono finiti! Finiti! Devo fare qualcosa! Sì! Ben fatto, gatto boy, ma adesso ti aiutiamo! Vi servono i poteri! Vado a prendere i pigiamini! Una volta premuto il pulsante, il mio ultimo robot sarà pronto! Non ce la farai, Romeo! Yeah! Che cosa? Fallo tu, super pigia peste! Ma che cosa ho fatto? Robogatto, in azione grazie al mio super computer! Oh no, tre robo! Robogatto, chiudi a chiave il gattaccio ora! Oh, è una catastrofe! Adesso niente potrà fermarmi! Che cosa? Il mio bellissimo robot! Come avete fatto ad uscire, super pigiapesti? È pazzesco quello che si riesce a fare con un fermaglio. Ragazzi, siete stati fantastici, anche senza i vostri poteri. Grazie. Figurati! Avevate ragione, potevate aiutarmi anche prima. Prendeteli, robot! È il momento dell'eroe e adesso voi potete aiutarmi. Super gatto a velocità! Aiutarmi a battere Romeo vestiti da supereroi sarà più divertente! Amaia diventa... Gufetta! Greg diventa... Jacko! Ninja Max! Dobbiamo arrivare al supercomputer di Romeo. Se blocchiamo lui, blocchiamo i robot. Su, facciamolo! Va ad aiutare gli altri robot, Robogatto! No! Serpenti simbionti! Oh no, quali sono i veri Jacko e Gufetta? Io sono la vera Gufetta. Gufetta! Io sono il vero Jacko! Sono io! No, io! E adesso che fai, micetto maciosetto? Non riuscirai a distinguerli! I robot avranno anche i superpoteri, ma non sono amici come lo siamo noi! Gufetta, Jacko, prendete! Sì! Ruota calciante! E giravolta turbinosa! Visto, Romeo? Io so chi sono i miei amici. Pronti per la mossa speciale? Yeah!
Fermali! Qualunque cosa vogliano fare, fermali! Sì! Preso! Ops! Quanto vai! È ora di mandare a dormire le nostre brutte copie, Romeo! No! Il mio supercomputer! Avete rovinato il lavoro di tutta una vita! La prossima volta la pagherete, Super Pigiamini! Ma non ci vedremo per un po', visto che il supercomputer è distrutto. È stato Romeo a costruirci dei cloni. Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Ma come? Spariti di nuovo? Ragazzi! Molto divertente. Se tu usassi la super gatto velocità di giorno non ci avresti messo tanto per trovarci. Sì, e se Jacko si mimetizzasse non dovrebbe nascondersi. Con o senza superpoteri siamo una squadra fantastica. Pigia Masks, andiamo! Gufetta e il gufo regalo. Chissà cosa ha portato Amaya per la lezione mostra e dimostra. Sì, porta sempre degli oggetti molto particolari. E anche oggi è così. Ricordate la statuetta che mi ha regalato mia zia, il gufo regalo? Ma tua zia ti aveva detto di regalarlo, che darlo via ti avrebbe resa felice. Perciò si chiama gufo regalo, giusto? Ma io non voglio darlo via. Anche tenerlo mi rende felice. Se tu la pensi così... Quindi è un gufo non regalo? Metterò il gufo regalo insieme agli altri oggetti. Incredibile! Le nostre cose non ci sono più! Come? Ieri abbiamo lasciato qui le nostre cose da mostrare, ma adesso sono sparite! Sparite o rubate? Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gacko Boy! I Pijamas! Un malvagio della notte non può rubare tutti gli oggetti. Già, non si fa una lezione mostra e dimostra senza mostrare. Resterebbe solo il dimostra. E allora andiamo a riprenderceli. Al gufaliante! Dito gatto! Sento qualcosa, laggiù! Falene, questo significa lunetta! Seguiamole per trovarla! Eh? Cos'è quello? Sembra una luna finta! Atterra su quel tetto basso, così possiamo dare un'occhiata! Che oggetto inutile! Cosa contro i gatti? Voi falene siete inutili! Non trovate niente che vada bene per il nuovo covo lunare! Covo lunare? Ve l'ho detto! Io voglio solo gli oggetti più belli! Devo fare tutto da sola! Luna Board! Forza Super Pigiamini, seguiamola! Dov'è finita?
Sta cercando cose migliori di quel gatto finto. Ehi, a me piaceva quel gatto. E dove potrebbe trovare degli oggetti più belli? Vista, gufetta! Fiume svolazzanti, sta andando a casa mia! Oh no, il mio gufo regalo! Questa statua lunare è perfetta! Perché non l'avete trovata voi, falene? Quando questa statuetta sarà mia, riporterò indietro tutte le altre cose inutili! Avete sentito? Riporterà indietro tutto se le regaliamo il gufo a regalo! Per tutti i camaleonti, tu dovevi comunque regalarla a qualcuno! Già, e darla a Lunetta ti renderà felice! Non potevamo essere più fortunati! È proprio quello di cui c'è bisogno nel mio nuovo covo lunare! È fantastica, è bellissima! È... mia! Cosa? Quindi è davvero un gufo non regalo? Per questo motivo terrò tutto quello che ho già rubato! E ruberò molto altro ancora! Vedrete! Ho di nuovo il gufo regalo, evviva! Ma dobbiamo fermare Lunetta! E lo faremo, nessun problema! Ovunque sia Lunetta, i Pyjamasks la troveranno! Pyjamasks, muoviamoci! Nessuno di questi oggetti è come la statuetta lunare! Continuate a cercare! Non puoi darle semplicemente quello che vuole! No! La statua gufo regalo è mia! Ok, allora facciamo un tentativo! Super gatto a velocità! Avanti, falene! Non abbiamo tuta... Oh? Che sta succedendo? Tutte le porte sono chiuse, Lunetta! Sei in trappola adesso! Come no? Luna Board! No! Prendilo! Lunetta e le falene sono scappate! Ma non hanno rubato niente qui! A parte il mio gufo regalo! L'ha preso lei! Non possiamo fare finta che tu gliel'abbia regalato? No, direi di no. Oh, sembra che a Lunetta non interessino più queste cose. Non capisco perché nessuno vuole questo gatto. Riportiamo tutto nella nostra classe. Così tutti saranno di nuovo felici. A parte me, il mio gufo regalo non è qui. Io entro e vado a riprendermelo. C'è una specie di campo di forza qui! Avrò bisogno del vostro aiuto per riprenderlo! Sei sicura che non glielo vuoi regalare? Lunetta ha rubato il mio gufo! Non si merita che glielo regali! Ok, fallo uscire dalla tana! E io provo a vedere se riesco ad entrare! Ehi, Lunetta! Non mi interrompete mentre ammiro la mia bellissima scultura lunare! È la scultura di un gufo e tu l'hai rubata! No, ero certa che me l'avessi regalata! Impossibile, è mia! Ma è più adatta a me, quindi devo tenerla io! Avanti! Di che è mia? Dillo! Ok, muscoli da super cieco! Per tutti i rettili, che cosa... Cieco! Il gioco ha assaporato il mio campo di forza paralizzante! Nessuno entra nel mio covo lunare! E nessuno riuscirà a prendere la mia scultura lunare, perché è mia! 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 Ah! Non sarà tua ancora per molto! Lunetta! Hai vinto tu! La scultura è tua! Ce ne andiamo! Sapevo che avresti ritrovato la ragione alla fine! Che ne sarà di Geco? Lo libereremo e ci riprenderemo la scultura! Tu scendi dalla scala antincendio e poi sali dalle scale interne per uscire da quella porta, hai capito? Se pensi che funzionerà... Guardate che... Avanti, Gatto Boy! Adesso! È finita, Lunetta! Gatto Boy! Credo
che porterò sia il piccolo Geco che il gattaccio nel mio covo lunare. Saranno delle statue perfette. E adesso dimmi, Guffetta senza amici, vuoi diventare anche tu parte dell'arredamento del covo lunare? È il momento dell'eroe, credo. Va bene, ti regalo la mia scultura. Il mio gufo, la luna regalo è tua, ma lascia andare Geco e Gatto Boy. Davvero stai dicendo che è mia? E sarà mia per sempre? Sì, sarà tua per sempre. Adesso lascerai andare i miei amici. No. No, ma... Beh, hai dimenticato che sono malvagia? E adesso io completerò la mia collezione di super pigiamini! Guffetta! Vento da super guffetta! Siamo liberi! Al gufaliante! No! La mia scultura! Uffa! Mi dispiace di avertela rubata. A te dispiace? Sì, però mi piaceva tanto. Guffetta, avanti, portala via! Sì, te l'ha rubata e l'ha anche ammesso. Adesso andiamo. Solo un attimo. È il vero momento dell'eroe. Tieni, ho detto che te la regalavo e lo faccio davvero stavolta. Davvero? È mia? Sì, qualcuno l'ha regalata a me e io adesso la regalo a te. E sai una cosa? Mi sento felice. Ma mi devi promettere che un giorno la regalerai, d'accordo? D'accordo. Venite, falene. È stato un bellissimo gesto, Guffetta. Beh, non sono sicura che lei la regalerà, ma la rendeva felice e regalarla a lei ha reso felice anche me. Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Grazie mille, Amaya. Anche se non è stato un vero mostra e dimostra, più un mostra e regala. Grazie, Amaya! Sai, regalare ci rende tutti più felici. E lei è così felice che non riesce più a smettere di fare regali, vero, Amaya? Esatto! Chi vuole un camioncino? O un fischietto? Oh, che altro ho qui? Un bell'ippopotamo! Elefantino? Un walkie-talkie? Un giornalino sui gufi? Oh, una maglietta con una farfalla sopra? Un tostapane? Una tazza? Un piattino? Un morbido gattino giocattolo? Ehi, un paio di scatole!